Bisognerà attendere il 2015 per vedere i primi segnali di ripresa in Toscana e quanto emerso nel corso della giornata del lavoro e dell'economia toscana che si è svolta alla Camera di Commercio di Pistoia promossa dalla CGIL come anteprima di CGIL Incontri che si svolgerà a Serravalle Pistoiese dal 14 al 20 luglio. Presenti all'incontro tra gli altri l'assessore regionale Gianfranco Simoncini, Luciano Nebbia, direttore regionale di Intesa San Paolo per Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, e Fabrizio Viola, amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena. Purtroppo i segni anche di quest'ultimo trimestre dell'economia toscana sono segni piatti. C'è un calo degli avviamenti nuovi al lavoro, c'è una contrazione ulteriore del finanziamento delle banche alle imprese, un calo dei consumi, per questa via è difficile immaginare una rapida ripresa. Ma indubbiamente la situazione rispetto a un paio d'anni fa è migliorata. Da un punto di vista finanziario le banche hanno migliorato la loro posizione di liquidità e quindi diciamo che sono in una condizione migliore per supportare questo inizio di ripresa con il credito. Ma non chiedono solo liquidità, Le imprese incominciano, quelle giuste incominciano a chiedere anche servizi giusti, incominciano a chiedere altre cose, no? Noi alle imprese così chiediamo che ci sia massima trasparenza, che ci sia capacità di valutare anche da parte loro bene i progetti che vogliono portare avanti. Anche noi come Regione Toscana stiamo lavorando per mettere immediatamente a disposizione del sistema produttivo le risorse del fondi strutturali 2014-2020, avendo deciso un'anticipazione, visto il ritardo comunitario, entro luglio usciranno i bandi che permetteranno di mettere a disposizione delle imprese risorse importanti.